Inviterei Stefania Pizzola del Dipartimento dello Sport, di appunto, non so se è in collegamento, mi sa. E dunque, non so se ci sente, dottoressa Pizzola. Io vi sento, voi mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, adesso la sentiamo, sì. Grazie. Mi scuso intanto con il presidente Pesce e con gli altri relatori, ma purtroppo ho avuto un incidente di percorso, per cui sono costretta sento un rumore di sottofondo, scusa, ecco, grazie. Sono costretta qui a casa, però mi fa molto piacere comunque partecipare a questo momento di presentazione di un progetto che sembra avere tutte le caratteristiche per poter mettere a terra quelle che sono a volte auspici o consapevolezze del potenziale che l'attività sportiva e motoria hanno. E che a noi tocca, a noi tutti come comunità presente anche in questo momento, tocca il compito di tradurre in realtà l'accessibilità allo sport, a questa incredibile opportunità per tutti. È uno degli obiettivi che ci poniamo anche come dipartimento: accessibilità, una maggiore accessibilità per le donne, per le persone con disabilità. Si parla nel parere del CESE che secondo me segna un punto fondamentale e sottolinea alcuni elementi molto importanti. Una delle cose che ci evidenzia è la necessità di inserire un ragionamento basato anche sui dati. Allora, come diceva il Ministro, ma anche il Presidente Malagò, prendiamo per esempio i dati ISTAT. I dati ISTAT ci confermano che l'accesso allo sport diminuisce, come ci diceva il Ministro, nel momento in cui si raggiunge la maggiore età e ci si avvicina ad un momento di impegno lavorativo. Quindi a volte l'accessibilità si riduce proprio perché la vita e l'impegno lavorativo diventano poco conciliabili con degli altri spazi di vita. Questo a maggior ragione per le donne. Ma i dati ISTAT ci dicono anche una cosa interessante. Se andiamo a vedere l'indagine multiscopo aspetti della vita quotidiana tra il 20 e il 21, confrontiamo i dati tra il 20 e il 21, questi dati confermano, per quanto riguarda l'abitudine a praticare sport, che per i giovani il Covid è stato assolutamente deleterio. C'è un crollo fino ai 18 anni dei numeri di pratica sportiva, di percentuale di pratica sportiva, ma ci dice anche un'altra cosa, che per le persone dai 45 anni in su, in realtà tra il 20 e il 21 c'è stato un aumento della pratica sportiva o della pratica dell'attività motoria, probabilmente proprio perché il Covid ha dato un po' anche uno scossone di consapevolezza alle persone. Ora bisogna tradurre questo scossone in possibilità e in continuità di pratica motoria e sportiva. Il Covid è stato un momento tragico, traumatico, ha impegnato il Dipartimento a sostenere un settore molto complesso da un punto di vista di strutturazione e articolazione. Erogare 1,2 miliardi di sostegni ai collaboratori sportivi non è stata un'operazione banale, proprio perché prima parlavamo del lavoro sportivo, della riforma del lavoro sportivo. Il Covid è stato un momento in cui sono emerse anche dal punto di vista dell'attore lavoratore sportivo una serie di problematicità, così come l'erogazione di 800 miliardi di fondo perduto, erogazioni che stiamo continuando perché dopo il Covid c'è la crisi energetica, c'è la guerra, quindi diciamo il mondo dello sport ha ancora bisogno di tantissimo supporto. Ma i numeri e progetti come questi che ci spingono a tradurre in pratica o a prendere esempi di attività realizzate o realizzabili, sistemiche, per noi sono fondamentali. Abbiamo inoltre, come sappiamo, il PNRR che ci dà
spazi di manovra, abbiamo circa 700 milioni per l'impiantistica, risorse che si vanno a unire alle risorse messe a disposizione dal programma Sport e Periferie. Però io vorrei concentrare su Erasmus Plus. Noi siamo autorità nazionale per quanto riguarda il settore sport in Erasmus, proprio ieri e oggi io sono in questo incontro per cui sta partecipando un altro collega, si sta discutendo il piano di lavoro per il 2023. Dal 2023 per lo sport ci sarà una novità, lo sport potrà gestire in maniera decentrata una parte delle risorse. Questo dal mio punto di vista è uno stimolo fortissimo e importantissimo per il mondo dello sport e anche per noi come autorità nazionale. Intanto dovremo individuare anche noi un'agenzia e insieme all'agenzia penso che il compito principale sia quello di accompagnare il mondo dello sport a un accesso a queste risorse che sia efficace. Finora c'erano già risorse da parte anche di Erasmus Plus per le attività sportive. Sappiamo che per esempio il mondo dello sport, lo spaccato italiano, siamo stati tra i paesi che presentavano il maggior numero di progetti e che hanno sempre avuto un altissimo tasso di progetti approvati. Vogliamo però migliorare ancora di più, soprattutto nell'ottica della gestione di risorse a livello decentrato, la capacità del mondo dell'associazionismo sportivo di presentare progetti che siano efficaci e costruiti in maniera armonica e possibilmente in sinergia, così come per esempio questo progetto di WISP che mette e attiva tantissime anime diverse che si collegano a livello territoriale allo sport. Quindi diciamo questa dell'utilizzo di fondi a livello decentrato, anche se non saranno tantissimi e c'è da lavorare, e chiedo appunto, sono contenta anche di quello che si diceva prima, insomma che ci si sta muovendo anche per aumentare ulteriormente i fondi destinati allo sport che diciamo già nella programmazione 21-27 sono aumentati sensibilmente, ma diciamo che ci sono ampi margini di ulteriore miglioramento. C'è moltissimo da fare assieme. La programmazione 2023 sicuramente manterrà diciamo le linee principali che sono tipiche della programmazione di Erasmus Plus Sport, quindi attenzione all'attività fisica, sport di base, avrà un'attenzione specifica sulle tematiche diciamo concernenti i problemi connessi con alla crisi ucraina, ma si vorrà focalizzare anche su una campagna che è stata lanciata dalla commissaria Gabriel a settembre, e secondo me è molto significativo che la commissaria Gabriel abbia voluto focalizzare l'attenzione su una campagna che si chiama Healthy Lifestyle for All, una campagna che noi rilanceremo durante la settimana europea dello sport che si terrà a settembre. Volevo fare un appunto sulla questione dell'utilizzo diciamo degli altri fondi europei e della presenza dello sport. Noi abbiamo fatto un tentativo insieme al Ministero del Lavoro, in particolare con la DG Immigrazione lo scorso anno, avviando una collaborazione che è finalizzata e sta utilizzando anche fondi credo FAMI e anche del PON Inclusione. Abbiamo partecipato insomma in fasi interlocutorie per far sì che lo sport per esempio nella programmazione europea, nei programmi operativi, in particolare immagino appunto collegati con l'inclusione, possa avere un ruolo più significativo. L'esempio dei voucher è soltanto uno dei tanti nei quali le sinergie tra il livello nazionale, il livello europeo, la programmazione possono essere particolarmente efficaci. A livello internazionale ed europeo stiamo lavorando anche sull'hate speech nello sport, un tema che riguarda e tocca la quotidianità diciamo del mondo sportivo, sia a livello di eventi che a livello di base. Stiamo lavorando sul tema della violenza e degli abusi nei confronti dei minorenni nel settore sportivo, quindi ci ricolleghiamo anche a livello nazionale con dei tavoli di lavoro alle sollecitazioni che ci vengono
dall'Europa. Di sicuro però momenti come questo, che sono momenti di confronto con voci diverse, anche per noi sono fondamentali. Siamo un dipartimento che è nato da poco più di 2 anni, in un mondo, diciamo, dello sport particolarmente articolato, e sappiamo soprattutto quanto stia crescendo. Diciamo che ieri c'è stato un ulteriore step per avere lo sport in Costituzione. Non mi sembra un passaggio banale per tutto il mondo dello sport, non mi sembra un passaggio banale neanche per noi, che siamo, diciamo, l'organismo che a livello di presidenza del Consiglio deve poi far sì che le indicazioni politiche si traducano in pratiche, progetti e soprattutto in interventi che migliorino la possibilità di accesso alla pratica sportiva, come dice il titolo del progetto, per tutti e direi anche per tutte. Quindi grazie e spero che potremo collaborare insieme anche su questo.